In un altro video avevo parlato degli ormoni della felicità. Oggi in questa pillola ti voglio dare qualche spunto in merito alla serotonina, che è l'ormone del buon umore. In realtà è un neurotrasmettitore che è nel nostro sistema nervoso centrale ed è quello che regola l'umore, il sonno, la memoria, la concentrazione e quindi regola tutto l'andamento del nostro atteggiamento e del nostro stato emotivo durante la giornata. Quindi come riportare questo ormone in equilibrio affinché noi possiamo aumentare la qualità della nostra vita e stare meglio, avere un umore molto più positivo. Innanzitutto dormire meglio, dormire bene. La serotonina si associa alla produzione di melatonina, che nel ritmo circadiano notturno di rinnovo cellulare permette alla persona di rinnovare veramente il proprio ciclo biologico di cellule. Quindi devo dormire bene. È importante dormire bene affinché il corpo recuperi e affinché io la mattina mi svegli veramente con un atteggiamento molto più positivo. Poi l'attività fisica aiuta a regolare e a portare equilibrio in questo ormone, perché ovviamente stancando il corpo, di conseguenza potrò dormire meglio e la produzione, ripeto, della serotonina sarà sicuramente molto più efficace. Poi posso fare anche tantissimo attraverso l'alimentazione, quindi attraverso ai cibi di cui mi alimento vado a regolare tutti gli ormoni all'interno del mio corpo. Quindi, ricapitolando, c'è il sonno, l'attività fisica e l'alimentazione alla base della produzione di serotonina, che è l'ormone del buon umore ed è uno degli ormoni della felicità. Mara Mussoni, coach e formatrice, aiuto e affianco le persone dandogli strumenti pratici affinché possano riprendere la loro vita nelle mani. Seguimi nei miei canali Facebook, Instagram e LinkedIn e se vuoi maggiori informazioni come acquisire consapevolezza attraverso un metodo specifico che ha aiutato tantissime persone, contattami in privato.